Tra gli effetti più rilevanti dell'epidemia, oltre a quelli medico-sanitari, ci sono anche quelli economici, sociali e psicologici. I dati appena pubblicati dall'Istat ci dicono che nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono aumentate di 335.000 unità, per un numero complessivo di 1 milione in più di individui poveri rispetto all'anno precedente. La crisi economica che ha caratterizzato il 2020 si è tradotta in un calo del PIL di quasi il 9%. Il 45% delle imprese con almeno 3 addetti è a rischio strutturale e solamente l'11% è solido. Per quanto riguarda infine l'impatto del Covid sul mercato del lavoro, a febbraio 21 gli occupati in Italia erano 945.000 in meno rispetto all'anno precedente. In un anno sono crollati i posti a termine, gli autonomi e anche i dipendenti stabili. Nel frattempo sono aumentati di 700.000 unità gli inattivi. Per quanto riguarda la situazione sociale del paese, il Censis nel suo rapporto annuale iniziava dicendo che l'Italia, nell'anno della paura nera del Covid, è spaventata, dolente, indecisa tra risentimento e speranza. Il 73,4% degli italiani, proseguono gli autori del rapporto, indica nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente in famiglia. E fra le scorie dell'epidemia, la prima è la propensione a rinunciare volontariamente alla solitamente apprezzatissima sovranità personale. Addirittura il Censis dice che 2 italiani su 3 sono disposti a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, portando a una dicotomia ultimativa, meglio sudditi che morti, portando a vite non sovrane, volontariamente sottomesse al buon Leviatano. Per quanto riguarda infine le conseguenze psicologiche, una ricerca dell'Università di Padova sugli effetti per la salute mentale derivanti dal lockdown indica i seguenti fattori di rischio fondamentali. Abbiamo trovato, scrivono gli autori, il funzionamento cognitivo e la salute mentale pericolosamente cambiati in associazione con il lockdown. Sotto le misure del governo, i disturbi cognitivi sono stati percepiti maggiormente per quanto riguarda i compiti di routine, che coinvolgono l'attenzione, l'orientamento temporale e le funzioni esecutive. Abbiamo trovato, proseguono gli autori, una più alta gravità e prevalenza di sintomi e disturbi depressivi e di ansia, sonno anomalo, alterazioni dell'appetito, libido ridotta e ansia per la salute. Consumatori abituali di informazioni dei mass media sul Covid o residenti in comunità altamente infette hanno riportato sintomi maggiori di depressione e ansia. Tutti questi dati vanno letti, tra l'altro, insieme a quelli relativi al mondo della scuola e ai milioni di studenti che stanno iniziando a manifestare la propria insofferenza verso la didattica a distanza. Un dato su tutti appare come allarmante. Secondo un'indagine condotta da Ipsos per Save the Children, sarebbero a rischio di dispersione scolastica almeno 34.000 studenti delle superiori, ovvero il 13,4%. Tutti questi dati, per concludere, sembrano indicare con chiarezza l'urgenza di un piano e di una visione che tengano conto delle ripercussioni globali delle misure preventive. Come bilanciare la tutela della salute collettiva con le esigenze di sopravvivenza materiale e lavorativa, con le relazioni affettive fondamentali e la socialità, con una sanità mentale che non pregiudichi la capacità di agire efficacemente nel mondo? Forse questa esperienza traumatica collettiva ci può insegnare definitivamente che un certo paradigma scientifico riduzionista e meccanicistico non è più funzionale a rispondere alle sfide complesse della contemporaneità?